siamo! MB Marcello Bergamo è un'azienda specializzata nella produzione di abbigliamento tecnico per ciclismo. La diffusione del marchio MB Bergamo è al centro degli obiettivi aziendali, analogamente allo sviluppo di partnership con marchi nazionali ed internazionali. Come lavoriamo? La struttura organizzativa, snella e flessibile, risponde in modo diretto, completo e tempestivo alle richieste del mercato globale. Il prodotto. La ricerca e lo sviluppo, il continuo perfezionamento con il controllo di qualità in ogni singola fase di lavoro e di molteplici test sui capi prodotti garantiscono un livello qualitativo elevato. MB Marcello Bergamo, un'azienda al vostro completo servizio con garanzia di un prodotto 100% made in Italy. Immagini che ci giungono dalle Marche, più esattamente da Montecassiano in provincia di Macerata, dove sta per partire la 53esima edizione del Gran Premio San Giuseppe. A dare il via il presidente Graziano Pallotto del Velo Club Montecassiani e il presidente del comitato regionale, l'amico Secchi. Al via 176 corridori in rappresentanza di 31 società, 6 delle quali straniere e 3 di queste team continentali. Un successo comunque vada a finire la corsa. Una gara che vede subito tra i protagonisti, vedete, atleti lombardi. Il primo è quel Davide Orrico, una delle colonne più interessanti della Colpack 2013, corridore della provincia di Como, che nella passata stagione ha già ottenuto la possibilità di gareggiare con una maglia professionististica in qualità di stagione. Con il numero 45 vedete Luca Benedetti della Bedonia Anico Natalini, poi in seconda posizione il lombardo Luca Chirico e Varesino, eccolo qui in primo piano con il numero 18, lui gareggia per la Trevigiani Daniel Malbottoli, e poi avete visto Davide Orrico e chiede spazio un corridore olandese dal nome quasi impronunciabile, Jarno Melik della Aix-en-Provence. Fa parte del gruppo anche un corridore russo, lo vedete, Eugeni Shalunov. Insomma, questo è un gruppetto di 7 atleti che ha preso il largo e che ora sta guadagnando la strada che porta a Montecassiano, dove al termine di un tratto di salita è posto il traguardo. Una gara importante, dicevamo, questa del 53esimo Gran Premio San Giuseppe, e naturalmente tutti questi atleti vogliono mettere il proprio nome sull'albo d'oro di questa gara. Avete visto in ultima posizione anche Marlem Smorka del team Palazzago, corridore ucraino che quest'anno appunto è agli ordini di Olivano Locatelli. Forza l'andatura! Fa l'andatura Davide Orrico, in seconda posizione l'olandese Jarno Gmelik, che è stato protagonista anche di una lunga fuga nella prima parte della corsa. In terza posizione un altro uomo in maglia Colpack, stiamo parlando di Paolo Colonna, mentre questo gruppetto sta entrando appunto in località Montecassiano. In quarta posizione ora risale un pochettino è Luca Chirico, che ricordiamo l'anno scorso vincitore nel Memorial Rusco. Ed è Luca Chirico che esce per primo dalla curva quando mancano 150 metri alla conclusione, mantiene la sua posizione, nulla può Paolo Colonna, che deve desistere. A questo punto lotta per la terza posizione tra Luca Benedetti e Alessandro Tonelli, che finiscono nell'ordine, poi Orrico, Kmelik e il russo Shalunov. Vediamo il replay della volata e della gioia soprattutto espressa da Luca Chirico, corridore che viene dalla provincia di Varese e che ha trovato spazio in questa importante squadra diretta da Mirko Rossato. È tutto da Montecassiano.